dopo l'intervento di Michelangelo Pistoletto, del quale si è parlato in mezzo mondo, adesso l'opera di Gaetano Pesce che sta suscitando un enorme dibattito. Il fatto che intanto c'è un dato importante: Napoli è l'unica città in Italia che in questo momento sta investendo sull'arte pubblica, cioè un'arte che si può guardare senza pagare il biglietto. L'altro aspetto è che per la prima volta l'arte contemporanea non è soltanto prerogativa degli esperti o degli addetti ai lavori, degli studiosi, ma entra nel dibattito comune. Tutti possono esprimere il proprio giudizio. È un'opera inedita, è un'opera che Gaetano Pesce aveva disegnato, progettato per la città di Napoli. Una parte dell'opera, che sono i cuori, diventa proprietà del comune di Napoli e la collocheremo in maniera permanente in una sede che stiamo individuando. Stiamo riflettendo sulla collocazione in una sede permanente anche del Pulcinella, ma ovviamente immaginerete che è molto complicato. Ovviamente il riferimento, diciamo, fallico, e mi sembra evidente, è l'aspetto che mi sorprende. Io con Gaetano Pesce ho discusso diverse volte, lui non aveva mai, lui stesso, colto questo riferimento. A me verrebbe quasi da dire che senza volerlo si sia richiamato alle memorie pompeiane. Inizialmente, quando l'ho visto, ho pensato quello che hanno pensato anche gli altri, perché diciamo è stato il pensiero che penso sia arrivato a tutti, che poi è un pensiero molto napoletano, quindi lo dobbiamo prendere anche come, diciamo, come un pensiero di buon augurio. Da Gaetano Pesce, che è stato il massimo esponente del design radicale, che quindi ha fatto tante opere fortemente controverse e discusse, non ci potevamo aspettare cose molto diverse. Gaetano Pesce aveva disegnato, fatto il modello, fatto gli esecutivi. Insieme abbiamo guardato tutto il progetto, abbiamo dato tutte le indicazioni a Luca Bertozzi, che è l'allestitore di Viareggio, per la realizzazione. Pertanto non ha seguito in quest'ultimo mese, perché l'opera è stata realizzata in quest'ultimo mese, ma assolutamente, tant'è che è completamente fedele ai bozzetti, ai disegni. Evidentemente il bozzetto è un disegno, poi nella realtà le dimensioni prendono forma, vita. L'interpretazione di un'opera è sempre soggettiva. Ci si è probabilmente fermati alla prima reazione, alla prima figuratività di quello che uno vede. Ho fatto diversissime mostre, installazioni nel corso della vita con Gaetano e la tematica principale di Gaetano Pesce è la preminenza del femminile sul maschile. C'è un Pulcinella senza testa. C'è una lettura che dice che Pulcinella è anche ermafrodita. In testa è concentrata tutta la parte maschile, il naso ad unco, il cappello, la maschera nera. Lui gliel'ha tagliata per evidenziare la parte femminile, tant'è che c'è anche uno spacco, uno potrebbe vedere anche in maniera maliziosa questo spacco che si apre. Mi piace anche che abbia strappato un sorriso ai napoletani e che ci sia anche un po' di bellissima ironia, e poi se la vogliamo vedere fallica, evviva! L'arte è importante perché fa discutere, fa commentare in maniera positiva e negativa, si parla di Napoli e questo per noi è un fatto positivo perché portiamo Napoli anche in un dibattito sull'arte, che è importante.